Tutto pronto per un appuntamento nel fine settimana. Domenica sarà una giornata davvero particolare per tutti gli appassionati di musica e non solo. Di che cosa ci aspetta? Allora, domenica mattina 6 settembre alle 11:30 la Scuola di Musica Corradini propone un concerto nel chiosco del Palazzo Comunale, un concerto di inaugurazione dell'anno accademico 2013-2014 in occasione dei festeggiamenti dei trentennali di attività della scuola. La scuola è la più longeva scuola di musica del territorio aretino e grazie alla nuova sede, alla felice sede che abbiamo in Via Ricasoli, ci è venuta l'idea di fare dei concerti in occasione della fiera e abbiamo trovato il felice incontro del comune di Arezzo, della persona dell'assessore Magnanensi, per accogliere la nostra iniziativa. Quale sarà il repertorio che verrà eseguito? Il repertorio sarà eseguito dall'orchestra di chitarre della Scuola di Musica Corradini, le chitarre di Cesare. È un progetto molto importante perché è una manifestazione concreta della convenzione prestigiosa che la Scuola di Musica Corradini ha con il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Infatti, l'orchestra è composta sia da studenti nostri che da studenti del Conservatorio. Poco fa parlavamo appunto di eccellenze e qui sarà veramente un inizio domenica all'insegna proprio di questo, un'eccellenza nella musica e appunto nella cultura in generale. Questa attività come si è inserita appunto nei progetti del comune? Non so se conoscete il progetto della Fiera Antiquaria, ma è proprio quello di promuovere attraverso una delle manifestazioni ricorrenti della città e importanti nella sua spettacolarità, tutto quello che c'è di eccellente nella città, tutto quello che c'è di importante, sia da un punto di vista culturale, tradizionale ed anche economico, perché no? Per cui questa prima occasione è proprio per avvicinare questi mondi che spesso vanno in maniera distinta e qualche volta anche si sovrappongono, per cui attraverso le nostre manifestazioni far conoscere tutte le eccellenze della città.